Io intervengo in risposta alla motivazione del consigliere Boschini. Lo invito a rivedere la posizione che ha dichiarato, perché sempre nel sito dell'ANPAL si trova alla domanda, chi è in tirocinio impegnato in autoimpiego può richiedere l'assegno? Sì, sarà cura del destinatario della sede operativa a rendere compatibile il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione alle esigenze di conciliazione con le attività formative previste dal tirocinio o gli impegni del destinatario. Quindi noi la motivazione tecnica francamente non la troviamo, ci siamo appellati oltretutto nel nostro ordine del giorno all'articolo 4 del DL del 28 gennaio 2019, che parla di adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, riqualificazione personale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi. Quindi negli altri impegni individuati dai servizi eventualmente si può lavorare in questa direzione. Aggiungo e concludo che comunque anche l'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico include delle casistiche che potrebbero rientrare benissimo nell'erogazione del reddito di cittadinanza, quando parla di persone che sono in lungo periodo di disoccupazione e hanno bisogno di ricollocarsi, oppure che hanno perso il lavoro e che devono riqualificarsi e riposizionarsi nel mercato del lavoro. Quindi insomma il mio è un semplice invito a riconsiderare quanto dichiarato e a riguardare anche tecnicamente quello che abbiamo scritto noi. Per il resto sulla legge ci asterremo. Grazie.